Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi altre creazioni disponibili e la maggior parte di queste creazioni saranno o in argento 925 oppure con cristalli Swarovski. Vi anticipo che il tutorial disponibile sarà solo quello di un paio di orecchini e ve lo dirò appunto durante il video. Parto subito col mostrarvi questi orecchini qui che non sono né in argento né in Swarovski, però sono molto carini secondo me e sono disponibili. Sono interamente in acciaio inox e li ho realizzati utilizzando queste perle e gocce di giada, queste pietre di giada blu. Sono molto molto carini. I perni, come vedete, sono fatti in questo modo. E niente, quindi poi ci sono questi fiorellini filigranati sempre in acciaio inox. Passiamo adesso agli orecchini con gli Swarovski e partiamo da questo modello qui, che è appunto realizzato con questi chaton piccolini Swarovski, Rosmonté anzi dovrebbero essere, non li utilizzo da tantissimo e appunto anche questi sono disponibili, sono secondo me adatti anche per una sposa, molto semplici con queste gocce piccoline in mezzo cristallo e la monachella chiusa, so che appunto per molti è un problema. E quindi a volte utilizzo anche le monachelle chiuse così non si possono perdere gli orecchini. Poi ho realizzato questi orecchini qui con dei cristalli Swarovski da 4 mm e delle basi delle basi appunto a cerchio, degli anelli vuoti con del filo, filo wire, e appunto questo è il risultato. Le monachelle sono in argento 925, questi qui sono disponibili su Etsy. Nel caso foste interessati, contattatemi perché c'è uno sconto ulteriore, ovviamente per tutte le creazioni che vi mostro all'interno di questo video, e anche degli altri della stessa serie. Quindi questi in realtà sono molto semplici da realizzare, così come lo sono anche questi qui, che sono della stessa serie, diciamo. Qui si è un po' rovinato il biglietto da visita. E questi sono stati realizzati con filo armonico e questi perni in acciaio inox con questi strass. Sono molto 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 belli, secondo me, e molto grandi per chi ama appunto gli orecchini a cerchio. Io non amo indossarli particolarmente, però ci sono tante persone che amano questo genere di orecchini. Questo è il terzo modello disponibile, realizzati sempre con una base ad anello, e il perno in argento 925 in questo caso con i cristalli Swarovski, con questi rivoli stupendi, super cangianti. Anche questi sono disponibili sia su Amazon che su Etsy. Vi lascerò il link sempre nella descrizione del video. Poi ho realizzato in realtà questi orecchini molto molto semplici. Questi li indosso anch'io perché sono poco impegnativi e sono adatti a qualsiasi tipologia di outfit e li abbino al mio punto luce che vi mostrerò ovviamente in un altro video. Questi qui sono, diciamo, con dei cristalli d'asse da 8 mm, scusate, sia questi che questi ovviamente sono uguali. Questi hanno già un prezzo molto molto basso e questi sono stati realizzati sempre con delle basi in acciaio, non ve l'ho detto, con il gommino sul retro e questi cristalli da 8 mm. Color blu montana che sono bellissimi. Sul nero non si vede tanto bene, però vi assicuro che dal vivo sono molto molto belli. E sono un'idea regalo, secondo me, molto particolare per Natale. Poi ho realizzato questi qui con delle basi che avevo preso tempo fa da Silvex Craft.
E anche questi sono adorabili. C'è la possibilità anche di creare il bracciale abbinato perché lo avevo realizzato, ma poi l'ho venduto. E di questi, appunto, questi sono stati realizzati con monachelle e basi in argento 925. Sono veramente molto, 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 molto belli. Poi vediamo cosa posso mostrarvi. Ah, un altro paio di orecchini in acciaio. Eccoli qui. Questi credo di non averli mai mostrati. Sono degli orecchini realizzati interamente in acciaio con questi cuoricini e questa catena appunto pendente, lunghi, la monachella aperta normale. Sono molto molto giovanili secondo me e non ossidano perché sono appunto in acciaio inox. Ho questa pallina. Punto luce, diciamo così, molto molto bella e semplice, con catenina in argento 925, anche questa. Tanto tempo fa si portavano moltissimo, queste però sono sempre un'idea regalo molto fine, secondo me, per chi ama indossare cose molto semplici, ma al tempo stesso vuole, insomma, impreziosire il proprio décolleté. E quindi appunto con la catenina cobra molto sottile con chiusura a moschettone e appunto questa pallina di strass, vi faccio vedere un po' più da vicino, molto molto bella e particolare che fa tantissimi riflessi. Poi questo è un must di questo inverno, autunno-inverno, le perle sono tornate alla ribalta. Questo è un paio di orecchini che ho realizzato con argento 925, quindi sono montati in argento 925 con delle perle nere e sono veramente molto 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 belli ed eleganti, secondo me. Sono distanziate da questo appunto distanziatore con degli strass. E non c'è molto da dire, poi c'è questa catenella molto sottile e il risultato, secondo me, ve li faccio vedere, ecco qui, un po' più da lontano, è molto molto carino. Le perle si portano tantissimo questo inverno. E infine, l'unico progetto di cui trovate il tutorial, anzi lo schema, sul mio negozio Etsy. E questo qui sono gli orecchini intrecci di luce e il tutorial lo trovate appunto sul mio negozio, vi lascio il link in descrizione come sempre o anche nel primo commento del video quando riesco perché a volte non mi ricordo di scriverlo e a volte mi ricordate voi. E quindi nulla, questi sono stati realizzati con Swarovski perline e questo perno, questi perni filigranati in argento 925, sono molto molto belli e luminosi. E questo è quanto per questo video. Io vi ringrazio come sempre per la visione di questo video. Spero appunto di farvi un po' di compagnia. Nel caso abbiate delle domande, scrivetemi sempre appunto nei commenti qui sotto e ci vediamo presto con il prossimo video. Un bacione e alla prossima. Ciao!